in piedi signori, davanti a una donna, per tutte le violenze consumate su di lei, per le umiliazioni che ha subito. È l'incipit di un'opera scritta da Bertozzo, ma ancora oggi la violenza sulle donne resta un fenomeno raccapricciante che, stando ai dati diffusi per il 2023, vede morire solo in Italia una donna ogni 3 giorni. Il regista abruzzese Pierluigi Di Lallo, proprio a questa delicata tematica, ha dedicato lo short movie La Preda, un progetto di grande rilevanza sociale. Il cortometraggio, ambientato in una guardia grele che per un periodo si è trasformata in un piccolo set cinematografico, scritto da Di Lallo con Luca Gentile e prodotto da APS Mama, vede protagonisti gli attori Federico Perrotta, Alessandra Relmi, Ermione Kitson e Ketty Felletti. Il progetto, onorato del patrocinio della Regione Abruzzo, è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa. Nasce da la scrittura, il soggetto, credo 1 anno e mezzo fa, perché mi sono trovato in viaggio verso Milano in treno e di fronte a me mi emoziono perché ogni volta mi ricordo questo passaggio. Una ragazza, insomma, abbiamo cominciato a interagire insieme e poi mi ha raccontato il dramma che aveva subito. E ho cercato allora di raccontare La Preda al contrario, cioè dando forza alla donna e a tutto quello che poteva poi includere in questo pacchetto sulla violenza. Attori bravissimi, scelti accuratamente, poi faremo in modo tale che questo docu corto di portarlo poi nelle piattaforme. E quindi incrociamo le dita. Ringrazio ogni giorno Pierluigi perché quando mi ha presentato la sceneggiatura sono rimasta colpita e l'idea oggi di poter essere qui e di aver potuto interpretare il ruolo di protagonista e di produttrice di questo progetto mi riempie di orgoglio e di gratitudine. La tematica della violenza sulle donne è un tema purtroppo estremamente diffuso, non è solo violenza fisica, c'è anche tanta violenza psicologica. Ecco, in questo corto abbiamo provato a mostrare la donna sotto un aspetto diverso, tanto per ricordare che non siamo prede. Invitiamo tutti quanti ad essere sempre più sensibili rispetto alla tematica di cui parliamo e soprattutto di guardare con un occhio diverso le donne, cercando di capire che non sono solo prede, ma tante volte dobbiamo essere pronti con un fiore a sorridere davanti a tutte le difficoltà che ci sono durante tutti i giorni.